Grazie, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Buona domenica a tutti, ragazzi. Domenica che non vedrà protagonista il nostro Milan perché gioca domani alle 18:30. Scelta giusta considerato che abbiamo dovuto giocare la Coppa Italia giovedì. E quindi una domenica incentrata più che altro alla partita di stasera Atalanta-Inter per vedere chi delle due, o magari tutte e due, perderà dei punti. E in ogni caso, la nostra di partita domani sarà molto, ma molto, ma molto importante da vincere, giusto appunto perché. Punto primo perché la Juve ha vinto e quindi vuoi non vuoi, non muoiono mai e stanno sempre lì. Stasera tra Atalanta e Juve, una delle due, o ripeto, magari tutte e due, perdere i punti, perdono dei punti e poi vediamo il Napoli cosa fa. Napoli con Bologna-Napoli, insomma, dovrebbe vincere il Napoli, però magari ci scappa la sorpresa da parte di Mihajlovic. Detto questo, ragazzi, oggetto del video di oggi sarà un argomento che sinceramente nell'ultimo periodo mi ha abbastanza, per così dire, urtato. Un argomento che mi ha abbastanza urtato perché visto il periodo non buonissimo di Diaz sono uscite alcune vedove allegre di Çalhanoğlu e sinceramente non mi va giù. Prima di cominciare però ragazzi, gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale qui e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. In descrizione qui sotto tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito ufficiale www.acmilaninside.com. Stiamo crescendo tantissimo. Il sito nello specifico sta raggiungendo dei risultati veramente ottimi. Instagram già ce l'avevamo, dobbiamo crescere un po' da altre parti, ma anche lì ci sono dei bei segnali, quindi ragazzi, vi chiediamo, diciamo, un supporto in tutti i profili, in tutti i social. E vi ricordo che se qui su YouTube, se fate iscrivere due persone, voi chiaramente poi ce lo dite, vedi che ho fatto iscrivere Tizio e Caio, avete la possibilità di fare una live con noi, di partecipare a una live con noi, con me, con il direttore, con Alfonso, con Deborah, con Chiara. Allora, all'inizio della stagione, Brahim Diaz riceve la maglia numero 10. Milan, secondo molti, doveva trovare un nuovo trequartista. Invece, la dirigenza era convinta di dare la numero 10 e il posto da titolare a Diaz, che a onor del vero, per i primi tempi, li ha ripagati ampiamente. Aveva fatto, ora non ricordo precisamente, però 3-4 gol, giocate ottime. Allora, aveva segnato con la Sampdoria, poi il gol, vabbè, diciamo fortunoso col Cagliari, con lo Spezia, col Venezia, quindi mi sa 4 gol nelle prime più o meno 5-6 giornate, ecco. Cosa che aveva, ripeto, ripagato la fiducia della dirigenza. Poi c'è stato il Covid e da lì praticamente non si è mai più ripreso. All'inizio per i postumi, ora forse c'è ancora qualche postumo, ma insomma, non è come l'inizio. Questo periodo di difficoltà di Diaz ha portato in contemporanea con una sorta di esplosione di Çalhanoğlu all'Inter, ha portato alcuni tifosi occasionali, alcune vedove allegre, a rimpiangere il turco. Ora, vi do il mio modestissimo punto di vista. Condivisibile, non condivisibile, accettabile, non accettabile, però tant'è, questo è il mio
quello di molti tifosi razionali, mettiamola così. Allora, io, secondo questo modo di pensare, dovrei rimpiangere un giocatore, una persona che nel mondo del calcio, dove 500.000 euro sono paragonabili forse a 50-100 euro del mondo reale, è passato all'acerrima squadra rivale che ha deciso di puntare su di lui perché due giocatori inizialmente favoriti e inizialmente che avevano preferito a lui sono saltati. Eriksen per ciò che è successo all'europeo, Luis Alberto perché lo Tito chiedeva 40 milioni, alla fine hanno trovato l'occasione di Çalhanoğlu a zero. Io sinceramente non rimpiangerò mai chi, ripeto, per una cifra irrisoria nel mondo del calcio è passato agli acerrimi nemici. Detto questo, è vero che nell'ultimo periodo ha fatto discretamente bene all'Inter con forse 5-6 gol e 5-6 assist tipo consecutivi, una cosa del genere, ma non mi interessa più di tanto, non mi interessa essere specifico. Ha, ripeto, scaturito gli spiriti assopiti di alcuni tifosi occasionali, i quali subito sono insorti con: ah, ma ci siamo privati di Çalhanoğlu, ah, ma Diaz è uno scarpone, bim bim bum. No, no, ragazzi, no, non possiamo rimpiangere qualcuno che abbandona il Milan parlandogli male nel, diciamo, dopo l'addio, esultando sotto la curva al derby con le orecchie, così, no, ragazzi, no, ma neanche una volta nella vita, mai e poi mai, e non potrò mai rimpiangere, scusatemi, non potrò mai rimpiangere un giocatore che in 4 anni, 4 stagioni, 4-5, ha giocato bene forse 6 mesi. Voglio mettere che ha giocato bene bene, proprio che ha fatto effettivamente la differenza, 10, da vero numero 10 nel post lockdown. La stagione scorsa, alla fine dei conti, se andiamo a vedere, avrà fatto tipo 4-5 gol. Non posso rimpiangere un giocatore con questi numeri che in 4 anni mi ha giocato bene 6 mesi, discretamente 1 anno e 6 mesi. Non posso rimpiangere un giocatore che dal punto di vista di vita, di scelte, fa una scelta del genere, prende una strada del genere. Io non gli avrei detto niente, se non riteneva idonea l'offerta fatta dal Milan, alla fine se ne tornava in Germania. Ci poteva stare come scelta, lui è cresciuto lì, ma bene, ci poteva stare. Ma che tu vai alla squadra degli alla squadra rivale numero 1, parli male, esulti sotto la curva con le orecchie così non vi sento, facendo pure la parte dello sborone che va a tirare un rigore, lo batti centrale, che sai che il portiere si tuffa facendo lo sborone. E io devo rimpiangere uno così. Quando c'è Brahim Diaz che è voluto fortemente tornare, ha sempre dimostrato attaccamento, non ha mai detto una parola fuori posto, è sempre lì disponibile, io dovrei rimpiangere il turco. Ragazzi, ma dai, ma di che stiamo parlando? Su. Dai. No, mai nella vita. Non vorrò sentire più il turco dalle parti di Milanello, ma nemmeno per se ci si trova a passare con la macchina. Se mi trovassi, sparerei a vista, ragazzi. No. Anche no.
Questo è quanto, ragazzi, questo è il mio pensiero sulla vicenda del turco. Che figura, che brutta figura, ragazzi. Io vi ricordo gentilmente ancora una volta di lasciare il like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Qui sotto invece, in descrizione, tutti i link dei profili social di Milan Inside, il sito www.acmilaninside.com, il mio profilo personale di Instagram, tutto bellissimo. Milan Inside è una famiglia che voi manco potete immaginare. Se volete entrare a far parte di Milan Inside, contattateci nei direct che c'è sempre posto. C'è sempre posto per chi vuole entrare a far parte di Milan Inside e per le ragazze, perché c'è la rubrica Milaniste Inside, un'intervista esclusiva per voi, dove ci raccontate il vostro amore, come nasce la passione rossonera e chi più ne ha più ne metta. Questo è quanto, ragazzi, godiamoci questa domenica in attesa di domani, sperando che vada tutto a posto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi incontri con Milan Inside. Ciao a tutti, ragazzi, e sempre forza Milan!